nuovo match importante nel campionato di Serie D femminile. Questa sera l'atletico Anzio Lavinio del tecnico Mauro Fontemaggi ospita il Tennis Club Parioli. A fianco a me ci sono i due tecnici, stanno per impartire le ultime disposizioni. Cominciamo per dover, soprattutto di cronaca e anche di galanteria, con il tecnico Panico. Buonasera. Buonasera a tutti. Ecco, allora, una squadra che si presenta a questo match soprattutto anche per dare forse un cambio di marcia, ma soprattutto veramente un senso, almeno in questa prima parte di campionato. Sì, beh, è un cambio di marcia, si spera sempre, lavoriamo soprattutto su questo durante la settimana, soltanto che forse la nostra pecca maggiore è che siamo una squadra giovane, molti di loro sono al primo anno che fanno un campionato a livello federale, quindi si trovano in qualche modo inesperte sotto questo proprio a livello agonistico. Alcune hanno iniziato a giocare a calcio quest'anno e quindi magari questo è il nostro piccolo problema, è magari l'inesperienza. Ecco, il diktat principale e soprattutto quello di inizio gara quale sarà? Bah, non ti saprei dire, guarda. Parlo con le ragazze, valuto anche la questione del campo, che lo vedo abbastanza grande, soprattutto grande rispetto al nostro. Vedo la condizione fisica delle ragazze e valuterò in modo opportuno come giocare con questa partita. Bene, giustamente non si scopre il tecnico Panico, lo ringraziamo intanto per questa anteprima, lo lasciamo naturalmente alle ragazze perché sicuramente avranno molto più bisogno di noi per queste ultime disposizioni. Grazie mister, intanto noi seguiamo con il tecnico Mauro Fontemaggi, un andamento che sta sempre andando più in crescendo, però non possiamo dire, come ogni volta, poi più volte l'ha ripetuto proprio lo stesso tecnico durante la settimana, non abbiamo fatto ancora nulla. No, assolutamente, il campionato inizia adesso, è molto lungo, molto impegnativo, la cosa più bella è che le ragazze si stanno divertendo, ovviamente per quanto riguarda le partite si gioca partita in partita, perché comunque il calcio a 5 è uno sport di situazione, quindi può cambiare nell'arco di pochissimi minuti e comunque le partite si decidono sempre negli ultimi minuti, a parte delle situazioni molto, molto particolari, però siamo pronti per vedere qualche sorpresa anche questa sera, c'è qualche recupero importante in squadra? Sì, questa sera ci sono un paio di ragazze che rientrano, diciamo, dopo un po' di tempo, che sono state fuori per malattie, infortuni o problemi di lavoro. Ricordiamo sempre che sono tutte ragazze che comunque lavorano e vengono qui per passione, quindi il merito di stare in campo con questo freddo, oltre che di Daniele, il suo operatore, e anche delle ragazze che hanno la pazienza di stare qui e prendere freddo con noi. Bene, mister, grazie, lasciamo anche a voi naturalmente il vostro lavoro, per il momento è tutto, ci sentiamo tra qualche minuto per il match Atletico Anzio Lavinio Tennis Club Parioli. Allora, dopo gara tra Anzio Lavinio e TCP Parioli, con una protagonista in assoluto, possiamo dirlo, perché Natalina Iavarone si è resa protagonista nel respingere il tiro libero, unico tiro libero che però sotto molti aspetti poteva riaprire la gara. Beh, diciamo che sono stata molto contenta e ho parato, ma tutta grazie alla mia squadra, perché è loro che mi danno lo spirito di parare, di giocare e di stare con loro. Bene, non si chiede mai comunque l'età, però sappiamo che la veneranda età che ha comunque si rende sempre veramente un qualcosa in più per questa squadra. Io penso che sul fatto dell'età, l'età non è quella che hai, ma quella che senti. Perché uno può anche avere 60 anni, però giocare come una di 30. Beh. Bene, molto schietta nella descrizione. Con Danella andiamo un po' a analizzare invece la gara. Molte occasioni perse, veramente davvero tanto, e soprattutto in avvio di ripresa, quando avete fatto correre veramente i brividi, ma sicuramente avete fatto un po' arrabbiare il tecnico.
Beh, Mauro si arrabbia sempre, quindi questa sera è stata una delle tante. Diciamo che abbiamo giocato contro un'ottima squadra, forse la migliore che abbiamo incontrato sinora. E Natalina è stata fondamentale per noi, tutta la squadra ha giocato molto bene, ma devo dire che Natalina è stata l'ago della bilancia, quindi è giusto anche dare i meriti a chi li deve avere questa sera. È stata un'ottima squadra alla loro, abbiamo giocato bene anche noi, ma Natalina su tutte, credo. Quindi. Bene, grazie a Danella, grazie a Iavarone, le lasciamo andare anche perché fa molto freddo. Aspettiamo intanto l'arrivo del preparatore atletico della squadra. Ecco, ci ha raggiunto, buonasera. Ecco, allora, c'è tanto da lavorare durante la settimana, non si smette mai, e soprattutto anche in queste circostanze dove il freddo si fa sentire, la preparazione atletica comunque ha veramente un certo peso. Innanzitutto io mi ritengo pienamente soddisfatto del rendimento delle nostre ragazze, su tutte le nostre ragazze. E ovviamente la temperatura, il giocare all'aperto ha la sua importanza. Noi ci prepariamo sempre al meglio, le ragazze si impegnano al massimo e continueremo su questa strada per avere questi risultati. Ecco, c'è un segreto, e se c'è poi un segreto, certo è difficile anche poterlo svelare, però i momenti quando la squadra soffre, la preparazione atletica quanto conta? Io penso che il segreto non c'è, io penso che la verità si trovi nella forza di volontà delle nostre ragazze, e per noi questo è un orgoglio e un punto di vanto. Il nostro segreto è la forza di volontà. Ecco, ripetiamo anche il nome perché non l'abbiamo... Fabrizio Falconetti. Ecco, Fabrizio Falconetti, lo salutiamo, ci rivediamo al prossimo appuntamento. Sicuramente. Con queste ragazze, naturalmente sempre in settimana, il buon lavoro. Sicuramente, grazie mille, buon lavoro. Grazie di tutto, grazie. Buona serata. Per il momento è tutto, restituisco la linea. Anzio Lavinio batte TCP Parioli 2-0.